Al Salone di Ginevra, lo sapete, Alfa Romeo non porta vere novità, ci sta la 4C Spider, varie serie speciali di Giulietta e Mido. C'è una calma, un sereno prima di quella che potrebbe essere la tempesta, la rinascita del marchio del Biscione, attesa per il prossimo giugno, quando dovrebbe essere presentata la nuova media che tutti chiamano Giulia, ma non si chiamerà Giulia. Abbiamo provato a raccogliere qualche anticipazione, chiedendo direttamente a Marchionne, sentite cosa ci ha detto. Qui stiamo parlando di meno di 4 mesi che ci sono rimasti dal lancio della nuova Alfa, il 24 giugno di quest'anno. Non sono sicuro che la Giulia si chiamerà Giulia. L'impegno c'è, i ragazzi continuano a lavorare, lo stabilimento si sta preparando per la produzione, dovrebbe andare in produzione entro la fine di quest'anno, l'inizio dell'anno prossimo. Se quell'iniziativa là darà i frutti che noi ci aspettiamo, credo il numero sarà positivo. Tutto lo sviluppo dei motori associati con lo sviluppo della Romeo, tutti impegni che richiederanno assunzioni. Quindi il Presidente del Consiglio deve andare in giro con la macchina nostra. No? Quindi poi il 24 giugno l'abbiamo fatto vedere in anteprima, nonostante non è proprio la versione finale. Quindi è rimasto impressionato dall'impegno. Credo che ha visto già nei primi risultati di Melfi quello che potenzialmente può succedere in tutta la rete industriale del gruppo. Tutte le cose vengono portate avanti con lo stesso impegno con cui abbiamo portato avanti queste iniziative fino adesso. Dunque tocca accontentarsi di vedere, contemplare questa splendida 1900 Sport Spider presa in prestito dal Museo Storico Alfa Romeo. Torneranno delle Alfa così? Noi ci auguriamo di sì, davvero, con tutto il cuore.